La wild card, quindi la presenza assicurata per il campione in carica. 3.000 siepi. Stand up, please, stand up. Tutti indietro. Qualcuno pestava presumibilmente la linea di partenza. Nomi come Majedin Mekissi, attenzione a lui, questo formidabile francese di origine magrebina, il primatista d'Europa. 8.02 e 58-52. E anche ovviamente primato di Francia. Tanto chiamati a tenere sul ritmo Abel Kiprop Mutai. Mutai è un cognome che va fortissimo in questo momento, tanto che due Mutai, omonimi non parenti, hanno vinto le due più grandi manifestazioni di maratona della primavera. Londra prima con grande tempo, Boston poi il giorno dopo con grandissimo tempo, che sarebbe stato un record del mondo, non garantito per il fatto che è lievemente in discesa a Boston. E tutti e due i Mutai si affronteranno al giro podistico internazionale di Castelbuono il 26, presumibilmente diretta su uno dei due canali di Rai Sport. In quell'occasione ci saranno anche Ryan Hall, l'altro formidabile maratoneta americano, Gebremariam e tra gli italiani il migliore, cioè l'unico maratoneta dei campionati del mondo di Daegu, e cioè Ruggero Pertile. Allora, Abel Kiprop Mutai, Aaron Lagat, adesso Monetti ci darà il tempo che si erano prefissati. Eccoli qui i due. Attenzione a Benjamin Kiplagat, ugandese, a Majedin Mekissi, francese, Ezekiel Kemboi, il campione del mondo di Pechino, di Berlino, mentre a Pechino vinse Brimin Kipruto. Assenti proprio Paul Kipsiele Koech e Brimin Kipruto, che dal loro canto hanno dovuto essere assenti proprio per onorare le selezioni nazionali in Kenya. È stata impostata una tabella da 2.39 al primo chilometro, 5.20 al secondo, significa andare sotto gli 8 minuti, una pressione si è mantenuta, il 7.57, il primato del meeting l'anno scorso era il 10 luglio del 2010, 8 minuti 0.090 centesimi di Kipruto, e quest'anno il miglior tempo al mondo di 8.01.83, finora tre tappe dalla Diamond League, tre vincitori diversi, Shanghai, Eugene e Oslo, come sempre gara tirata per il campione europeo, il francese Aide Mekissi, per lui voglio menzionare la Villeneuve. In diretta la Villeneuve per cominciare bene, il boato del pubblico sull'impianto, sulla pedana che fu quella del titolo mondiale, l'ultimo italiano a vincere un titolo mondiale, nel mezzo per carità l'atletica ha trovato anche un campione olimpico, e che rischia di perderli un po', perché Alex Schwarzer non si ritrova, Andrew Howe non si ritrova, per loro due un test che potrebbe risultare probante e importante il 23 in Trentino a Pergine Valsugana, nel quale per Schwarzer si deciderà se sì o se no campionati del mondo 20 km. Per Andrew Howe sarà un punto di riferimento sulla specialità ridiventata sua dei 200 metri. Molto bene Renaud Lavillenie con molto margine, questo atleta velocissimo che proprio in funzione di questa estrema velocità qualche volta batte in testa. Oggi però le condizioni sono buone, è una specialità estremamente sofisticata questa dell'asta, che quando c'è un filo di pioggia o un po' di vento di troppo fai fatica a mettere insieme tutto. 5.63 al primo tentativo, ha cominciato qui la sua gara ed è l'unico ad averla saltata questa misura. Ecco qui Mekissi Benabad, anche se non ama aver che si ricordi anche il suo secondo cognome. E allora Majedin Mekissi, passaggio di 1000 di questo 3000 siepi. Allora siamo a 2.39.55, perfetto il lavoro di Abel Mutai, francesi se non svizzeri, veramente bravo a tenere questo ritmo. Dunque adesso diventa il difficile, come sempre, il secondo chilometro, lunga fila degli atleti a dimostrazione che il ritmo è proibitivo per molti, e ricordiamo che Mekissi ha dichiarato dopo diverse gare della stagione di essere mediamente l'80%, mancano 4 giri. Mekissi non ha ancora affrontato, lo dice lui, che viene da Font-Romeu, dove ha fatto un periodo in quota, quella che un tempo anche erroneamente di cui io veniva definita altura, in altitudine o in quota, non ha ancora affrontato ostacoli, dice, c'è tempo, vorrò essere da 7.58 proprio per i campionati del mondo, magari lì non si farà 7.58 perché la gara non avrà le lebbri. Mekissi nel maglia verde, nel gruppetto che insegue, davanti continua ad esserci l'azione della doppia lepre, Aaron Lagat keniano, adesso è Lagat perché si è fermato Abel Kiprop Mutai, che aveva lanciato la gara. Vediamo come tanti affronti, qualcuno
soprattutto africani, siccome i keniani sono meno del solito, se ne vedono meno con questa tecnica, solo keniano quasi, di saltare l'ostacolo senza appoggiare sopra il piede. Parlo della Riviera, perché gli altri è normale, praticamente tutti gli specialisti, i sipisti di specialità di elezione, non appoggiano il piede sul legno dell'ostacolo, ma sul legno della Riviera, per poi spingersi oltre. Intanto si è fermata la seconda lepre, o si è ritirato uno presumibilmente, che non riesce a tenere il ritmo. Bisogna arrivare a 5.20, la tabella di passaggio al secondo chilometro, mancano poco più di 10 secondi, è presente Ezekiel Kemboi, il keniano. Pensate, questo atleta ha vinto 4 volte qui a Parigi, la prima volta nel 2002, lui campione olimpico, e invece sì, il francese aveva vinto qui nel 2009. Attenzione, leggero ritardo, 2-3-4 secondi di ritardo, e del secondo chilometro, ecco, di 5 secondi di ritardo sulla tabella. Devono recuperare il secondo chilometro, è sempre difficilissimo. Ora devono chiudere in 2.35 se vogliono fare 8 minuti. È più complicato il secondo chilometro. Intanto si è portato su Mekissi, più complicato. Quando la gara tende a diventare un po' più lenta, ecco che Mekissi, che oltretutto ha un finale memorabile. Tanto Benjamin Kiplagat, questo atleta ugandese capace di migliorarsi tantissimo in una manifestazione proprio della League, capace di avvicinare gli 8 minuti, 8.03.81 di record nazionale ugandese. Uganda che timidamente si avvicina ai risultati di Eritrea e ancora di più Etiopia e Kenya. Terzo posto per Mekissi. Kiplagat che cerca di sfiancare, di tirare il collo a Ezekiel Kemboi. Ezekiel Kemboi, atleta molto abile, si fa trascinare sì dall'istinto, che è un po' una caratteristica tipica proprio dei siepisti del suo paese. Più ragionatori e più ragionieri sono di solito, anche se non siepisti, i mezzofondisti del Etiopia. Ma abbiamo visto Kiplagat non appoggiare, scappar via. Dicevo che Kemboi in questo genere è molto abile anche tatticamente nel fiutare la situazione. Intanto si è portato sotto Mekissi, il pubblico si anima, sorride Mekissi, sembra una smorfia forse di sofferenza, ma sembra quasi un sorriso. Kiplagat alza bandiera bianca, siamo a 400 metri al traguardo e potrebbe esserci davvero un grande risultato per la Francia, con una vittoria di macchie di Mekissi. La Francia che ha grandi nomi come Renaud Lavilny, come l'abbiamo detto Christophe Lemaitre, ma qua e là trova anche altri acuti. Questo è il campione d'Europa, lo scorso anno fu un testa a testa tra due francesi di origine maghrebina, Batté Bouabdellahtari, proprio in volata. Un gran bel compasso di questo atleta di origini maghrebine, di straordinaria struttura, molto composto. Kemboi ne prende la ruota e poi cerca di attaccarlo, allunga proprio in progressione Mekissi. Kemboi appoggia, viene sul legno, scappa Mekissi, tutti in piedi, scappa Mekissi. Macchie di Mekissi lascia sul posto il campione del mondo Ezekiel Kemboi, e poi godendosi il risultato, sorridendo tra sé e sé, va a puntare il miglior risultato di quest'anno per sé, va a sfiorare il suo record d'Europa. C'è record francese, record d'Europa, ha fatto un finale strepitoso, due gare di corsa e due risultati fantastici. .802.10, la vittoria è sua e anche il record d'Europa, migliorato il record di Francia, quell'8.02.52, e contemporaneamente il primato continentale diventa il risultato di Mekissi, 8.02.09, viene attribuito a un altro, ma vediamo proprio la coscienza di aver fatto benissimo. 8.02.09, vittoria sua su un Ezekiel Kemboi che con 8.07.14 aveva persino abbassato il suo record stagionale, e quindi grande prestazione. Fortuna che Majidin Mekissi aveva detto: tranquilli buoni, non sono in forma, lo sarò a Daegu, lì varrò 7.57-7.58. Detto in conferenza stampa nel giorno precedente il meeting di Parigi, c'è una sfilza di conferenza stampa a tambur battente, poi gli atleti si fermano molto, in maniera molto gradevole, con
la stampa con molta semplicità e si esprimono.